Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di una porzione del territorio modenese e del vino che vi si produce. Parliamo del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Il termine Grasparossa deriva da una particolare caratteristica. In autunno, in effetti, si arrossano non solo le foglie, ma anche il raspo e i pedicelli, dando così una particolare colorazione rossastra a tutta quanta la pianta. Il grappolo del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro è spargolo, di forma conica, di medie dimensioni, con acini sferoidali di colore blu scuro, a volte anche nerastri, con una buccia spessa e consistente e con una polpa dolce, lievemente acidula e mediamente succosa. È una pianta che non ha particolare vigoria, pertanto cresce bene e dà ottimi risultati anche in terreni relativamente poveri, come sono quelli delle prime colline modenesi. L'areale di produzione, in effetti, si estende in parte del territorio amministrativo del comune di Modena e in tutto il territorio amministrativo di 13 comuni limitrofi a Modena sulle prime colline che vanno verso gli Appennini. Possiamo distinguere due zone ben precise di produzione, la zona collinare e la zona subcollinare. Nella zona collinare i terreni sono relativamente poveri e magri, costituiti essenzialmente da argille marnose, argille sabbiose, argille scagliose, inglobanti pezzi di calcare anche molto grandi. Terreni difficili da coltivare, poco permeabili, che danno una bassissima produzione, ma di qualità molto elevata e con caratteristiche molto marcate. Nella zona subcollinare, invece, i terreni sono più ricchi, sono costituiti essenzialmente da limi e sabbie su dei fondi ghiaiosi, pertanto più facili da coltivare, molto più permeabili, con una produzione più abbondante, ma con risultati non certamente inferiori a quelli della collina. Il disciplinare di produzione prevede sia la versione spumante che la versione frizzante nelle due diverse tipologie, rosso e rosato. La composizione deve essere per almeno l'85% Lambrusco Grasparossa. Il rimanente 15% può essere costituito da altri vitigni ammessi e autorizzati, quali possono essere altri tipi di Lambrusco, il Fortana, che è localmente chiamato Uva d'Oro, e anche il Malbo Gentile. Vediamo ora come si presenta il vino nel bicchiere. Il colore è un rosso rubino molto intenso, a volte anche porpora, con dei riflessi violacei evidenti, con una spuma presente e molto caratteristica che lascia una piacevole corona tutto intorno al bicchiere. Al naso, profumi puliti, decisi, molto marcati, fruttato, riconoscimento evidente di marasca e di ciliegia di vignola, profumi freschi e fragranti, con una nota di mandorla e una leggera nota di fondo di terrosa che è tipica di questo vino. In bocca è pieno, corposo, deciso, sapido, di giusta acidità equilibrata da una piacevole morbidezza, un vino perfettamente equilibrato. Un vino che si accompagna nella versione secca alle tipiche pietanze della cucina modenese, quali possono essere primi con le carni, arrosti, salumi, formaggi. Nella versione amabile accompagna splendidamente la pasticceria secca e i dolci tipici modenesi. A questo proposito, a me piace sempre ricordare la tradizione dei nostri nonni, che erano soliti terminare il pranzo intingendo una fetta di pensone modenese nel Lambrusco. Bene, io con questo ho concluso, vi do appuntamento al prossimo video e vi ricordo che la distanza non ci divide.